lametsa3me.it, Riccardo Cristiano, quest'oggi in giro per la Mesia, perché in redazione sono giunte varie domande, ovvero: questi aumenti del caffè sono reali, non sono reali? Dobbiamo andarla a chiedere a chi? Ai bar, a chi gestisce effettivamente queste attività, e perché no, anche ai clienti. Quindi seguiteci, perché fra poco saprete davvero se ci sono stati, o meglio ci saranno, degli aumenti del caffè in Italia e soprattutto a Lamezia Terme. Lamezia Terme.it, Riccardo Cristiano a San Biase, per chiedere: ma questi aumenti dei caffè, questi aumenti dei caffè ci sono davvero? Ci saranno? Ci sono già stati? Effettivamente gli aumenti ci sono stati e ce ne saranno altri. Questo è dovuto all'aumento del caro vita e anche un aumento della materia prima. C'è stato un incremento del prezzo dovuto ai trasporti e anche in tutto quello che gira intorno alla materia prima, quindi vale a dire energia elettrica, zucchero e tutto il contorno, diciamo. Parliamo comunque di pochi centesimi, non è che parliamo di tanti euro. No, di euro no, però a centesimo, centesimo, si arriva a magari a raggruppare il tutto, che comporta un aumento di quei 10-20 centesimi del caffè. Almeno. Quindi diciamo che comunque l'aumento c'è stato, però non è un aumento, diciamo, al momento troppo, diciamo. Questo non possiamo deciderlo noi, se ci sarà un aumento ulteriore o rimarrà così. Insomma, prosegue questa nostra giornata all'insegna di sapere questi aumenti dei caffè ci sono stati. Sì, allora bisogna dire che noi materialmente la tazzina non l'abbiamo ancora aumentata. Si sta valutando ancora, non si è presa la decisione. In realtà la materia prima come caffè dal fornitore è già aumentata dal primo di agosto, inciderebbe in circa 15-20%. Ripeto, ancora i clienti non hanno notato questa differenza, perché noi materialmente non abbiamo aumentato nulla. Probabilmente, diciamo, al sud si ce ne accorgerà poco, perché comunque non siamo magari a Roma, dove 5 euro per un caffè, qua un caffè, al bar del popolo quanto costa un caffè? Attualmente costa 1 euro, si parla di un aumento, di portarlo a 1,20 euro, però ripeto, stiamo parlando, ma ancora tuttora a questa mattina il caffè costa 1 euro. Allora noi invitiamo tutti gli amici della Mesiterme.it a fare i giri di tutti i bar e venire anche al bar del popolo a gustare un caffè, giusto? Questo ovviamente al di là del prezzo, per la vista e per il piacere di visitare il nostro bar. Signori, tra l'altro ci è venuta anche un'idea, non a noi, è venuta a un cliente, per risparmiare sul caffè. Vabbè, intanto 1,20 euro non lo pagheremo mai, perché è troppo, quindi pagheremo 1 euro, però gli diciamo di farcene di meno. Ah, quindi risparmiamo sulla quantità del caffè. Come si fa con la benzina oggi? No, mettevamo 20 euro prima, continuiamo a mettere 20 euro adesso. Sempre quelle 20. È una buona soluzione, quindi signori, caffè ristretto invece di caffè lungo, però 1 euro. Esatto, sempre 1 euro. Ci troviamo alla Corneria Italiana, ma questo caffè è aumentato davvero anche qui? Lo chiediamo, è aumentato questo caffè? Allora, a dire il vero, in questo momento noi fornitori ci hanno detto che ci sarà un aumento, ma al momento la Corneria Italiana mantiene il prezzo che avevamo. A questo punto dovremmo sapere se si paga ancora in lire, quindi magari ci conviene ancora di più venire da voi, perché si pagherebbe in lire e quindi quando c'era la lira si stava benissimo. Certamente, quello è vero, quando c'era la lira si stava bene. Noi cerchiamo di avere questo mood della lira, ma poi le cose cambiano, l'euro c'è. L'euro c'è, però la Corneria Italiana c'è anche, quindi invitiamo anche le persone a venire qui alla Corneria Italiana a scoprire i gelati, a scoprire la gentilezza di Valentino, che noi salutiamo, il nostro amico Valentino, e quello che succederà magari da qua a breve, perché voi siete sempre innovativi, quindi caffè al momento non è aumentato. Non è aumentato, sicuramente, al momento no. Lamezia3me.it, Riccardo Cristiano nuovamente in giro, questa volta allo storico Bar Roma in compagnia di Giada. Giada, ci dici se il caffè è aumentato o meno, visto che in Italia si parla di grossi aumenti? Attualmente qui al Bar Roma il prezzo del caffè è rimasto invariato. Ci teniamo a informarvi che il prezzo è rimasto invariato, però se mi posso permettere vorrei dare una piccola informazione ai nostri clienti, che sembra qualcosa comunque di basilare. Non dimenticate che se l'imprenditore aumenta il prezzo del prodotto finito è perché ha subito dei rincari, quindi anteriormente, sulle proprie spalle. Quindi cerchiamo comunque di focalizzarci su cose più importanti. Attualmente comunque il prezzo del caffè rimane invariato. Più chiaro di così, quindi venite al Bar Roma a prendere il caffè. Vi aspettiamo.
Amesermi.it sempre in giro, ma ci hanno dato un'altra bella risposta per questi aumenti del caffè. È vero, io non ho mai pagato un caffè in vita mia. Ha ragione, cioè se uno effettivamente il caffè gli è stato sempre offerto, ok, quindi il prezzo del caffè per lei, se vuoi te ne do una dimostrazione, Giuseppe, offrimi il caffè. Ecco ragazzi, vedete un po', la mesione.it offre il caffè a chi dice che il caffè non lo paga, anche questo è un buon modo. La mesione.it sempre in giro per capire se questo caffè è aumentato davvero. Ferdi, diccelo, è aumentato questo caffè? Allora, si sente in giro che ci saranno questi aumenti, però ti dirò, noi come attività e gestione familiare contrastiamo queste cose. Io fino a poco tempo fa abbiamo fatto l'offerta del caffè a 70 centesimi, quindi credo che anche se ci saranno gli aumenti noi terremo il caffè a 1 euro. Perché ci sono molte difficoltà in giro e noi siamo vicini alle famiglie che hanno difficoltà. Quindi è un caffè che può essere appunto anche un modo di aiuto. Una volta c'era il caffè pagato a Napoli, il caffè sospeso, un fondo, anche questo diciamo un modo di aiutare, cioè tenendo i prezzi bassi e quindi dando la possibilità alle persone di potersi permettere un caffè. Sì, io principalmente qua è pasticceria, anche sui croissant li produciamo noi, io vendo un croissant 1 euro. Quindi mi aiuta il fatto che è la gestione familiare, quindi ho le spese limitate, però questo aiuto io non ci creo guadagno per me, ma lo do ai miei clienti. Prosegue il nostro giro per capire se il caffè è effettivamente aumentato nella zona di Lamezia. Ci troviamo a Sant'Eufemia, al Benny Bar, al quale chiediamo appunto al proprietario se effettivamente il caffè è aumentato oppure no. Guarda, ci hanno comunicato che ci saranno degli aumenti a presto, però ancora effettivamente non ci hanno comunicato né quanto né in qualche modo quanto dovrebbe aumentare. Tra l'altro questa è una zona anche di passaggio, quindi ci sono persone che vengono anche da varie parti d'Italia, essendoci la stazione di fronte, magari anche venire qui in Calabria. Lei nota mai che qualcuno le dice qui invece il caffè costa poco rispetto ad altre parti d'Italia? Sì, quando arrivano in tanti dicono che rispetto a sopra costa molto di meno, al nord costa molto di più il caffè, però noi ci diamo da fare, se gli aumenti sono così alti mi sa che li raggiungiamo. Perfetto, grazie mille. La mesianime.it, Riccardo Cristiano a Sant'Eufemia al bar Enjoy. Chiediamo se anche qui ci sono stati degli aumenti sul caffè oppure no. Allora, aumenti sul caffè non ce ne sono stati, sono sempre prezzi standard quelli che ci sono, quindi non, al momento non ce ne sono aumenti. Vi capita invece di vedere gente che da fuori, visto che voi siete proprio di fronte alla stazione, che vi dica il caffè invece costa meno rispetto agli altri parti d'Italia? Sì, a volte mi è capitato nel momento in cui doveva pagare un cliente, mi ha detto che era molto basso il prezzo rispetto a delle grandi città come Roma. E come Milano magari, perché come Milano, capito. Sì. Perfetto, vi lasciamo lavorare perché sappiamo che questo appunto è un porto di mare. Vi ringraziamo, la mesiderme.it, seguiteci. Ok, arrivederci.